90 anni del gruppo Artiglieri, veramente un bel traguardo. Certo, sì, sì, è un orgoglio per noi artiglieri della sezione di Rivarolo festeggiare il 90esimo di fondazione. Con stasera iniziamo con il concerto del coro Montesoglio e poi domani ci sarà la manifestazione con la sfilata nelle strade di Rivarolo che coinvolgerà tutta la popolazione. Un'associazione sempre viva qua in Canavese. Sì, devo dire che anche nelle difficoltà del periodo e anche legate un po' al fatto che noi siamo un'associazione d'arma e quindi va da sé che i componenti, i soci sono sempre meno numerosi,
Però devo dire che il direttivo e i simpatizzanti riescono a portare avanti una, insomma, un bel gruppo e che si mette a disposizione sia della cittadinanza che poi anche di tutte le altre associazioni che sono presenti sul territorio, sia associazioni d'arma che le classiche associazioni rivarolesi. Per questi festeggiamenti arriveranno anche gruppi di artiglieri esterni? Sì, sì, è previsto che ci siano delle rappresentanze, sia dovrebbero arrivare alcune rappresentanze dalla regione, diciamo dalla regione Piemonte, una rappresentanza della presidenza provinciale e anche regionale, quindi ci aspettiamo comunque un buon risultato domani. Importante è la storia del gruppo. Sì, la storia è veramente una lunga storia, perché stiamo parlando di 90 anni e quindi non sono pochi. Io sono l'ultimo dei quattro presidenti che si sono avvicendati e cerco di portare avanti i classici valori di ogni associazione, specialmente quelle d'arma, quindi la collaborazione in particolare con le altre associazioni e la solidarietà nei confronti dei cittadini rivarolesi. E infatti molto spesso veniamo coinvolti nelle attività che ci sono sul territorio, quindi diamo una mano magari alle altre associazioni, alla Proloco, alla Protezione Civile, quindi spesso siamo coinvolti in prima persona, esatto. Un dolore al cuor mio.